Quali sono gli obiettivi del congresso e quanto è importante l'aderenza alla terapia per la schizofrenia nella popolazione anziana in Europa? L'oggetto maggiore di questa conferenza è di indirizzare il problema perché i pazienti non prendano i loro medicinali se i dottori consigliano di assumerli. E penso che aumentare l'aderenza, aumentare il numero di pazienti disposti ad assumere i medicinali sia un beneficio per loro e migliorerebbe la loro salute, allungherebbe la loro vita e nel caso della schizofrenia possiamo dire che i medici potrebbero anche salvare la loro vita in molti casi. Perché circa tra il 5 e il 9% dei pazienti che soffrono di schizofrenia si uccidono, quindi muoiono suicidi. Ed i pazienti schizofrenici muoiono circa 25 anni prima rispetto alla popolazione generale. E questo non solo per il suicidio, ma anche per disturbi somatici come disturbi polmonari, urologici ed infezioni. Ma la vera questione è che se non voglio assumere un medicinale, come qualcuno può obbligarmi e quanto lontano ci si può spingere? Quali sono i metodi? Come possiamo essere sicuri che i pazienti aderiscono al trattamento? Perché tutti noi abbiamo preso delle medicine e a dire il vero potremmo semplicemente dimenticarcene. Ed in altre aree della medicina è lo stesso. I pazienti non assumono i medicinali. Diabete, obesità, infezioni o altre malattie. Or with some other diseases.